capitano del mondo in questo momento e do la mia opinione al riguardo, come ci si ascolta il capo, comunque parlo di eventi, cose del genere. Abbastanza 360 gradi, appunto di lifestyle, di eventi, però è stato anche la gente, cioè tipo per esempio delle star oppure personaggi diciamo della Milano Bene in questo caso perché siamo a Milano e commenti come sono vestite, tu fai anche un po' di critica. Sono molto buono in realtà, sono molto buono, non sono cattivo, però sì, lavoro da tanto con la mia fotografa personale che è Laura Sebastiani, mi segue spesso a tutte le sfilate, facciamo molto street style di altra gente che non è solamente su di me, in sito puoi vedere tante persone come sono vestite, spesso do la mia opinione. In Italia ci sono tante blogger donne, tu sei l'unico maschietto che figura a livelli alti della classifica. Sì, molto contento, grazie per te. È un mondo che sta diventando abbastanza caotico, ti dico la verità, sia dal punto di vista femminile, ce ne sono milioni veramente, però sono poche, quelle veramente brave si contano sulle dita di una mano. A livello maschile siamo molti meno, quindi forse questo facilita un po', però allo stesso tempo è molto più difficile perché ha molto meno mercato la maschile, no? Anche dal punto di vista dei followers e della gente che la segue, perché l'uomo si sa, non tutti tengono molto a come si vestono e comunque vanno a fare questa ricerca come magari fanno le donne, non lo saprei dire benissimo. Allora, devi andare, ti aspetta la sfilata di un noto stilista, quindi devi scappare e ti lasciamo andare. Però salutiamo gli amici della Vita in Diretta con un consiglio. Qual è il must have di questa stagione? Il must have di questa stagione, come quello di tutte le stagioni, io lo dico sempre, è sentirsi bene con quello che si ha indosso. Non importa cosa avete, ma l'importante è che ci si sente bene con quello che si ha indosso e sicuramente si risulta benissimo. Grazie a Mariano Di Vaio, buona sfilata. Ciao, grazie mille. Posso fare una foto? Sì, va bene. Ce l'ho un po' di più. Un pochino di accendere. Non mi frega. Aspetta, mettiamo anche il tempo. Attenzione. Facciamo un'altra. 1, 2, 3. Ok.